Un ben ritrovato a tutti voi ascoltatori da Alessandra Giorda. Oggi sono qui per parlarvi di una delle artiste più importanti sul panorama lirico nazionale ed internazionale e che è pronta per una world premiere. Lei è Maria Cazzarava, Maria Alejandra Cazzarava. La si può definire una vera forza della natura. È un soprano messicano che sta proprio per debuttare nelle date del 15 e 16 novembre nell'opera Juana Sin Cielo nel ruolo di Juana la Loca all'auditorio Manuel de Falla a Granada ed è una world premiere. Pensate che quest'opera è stata scritta appositamente per lei. È un'opera contemporanea e l'ha scritta, come vi dicevo poc'anzi, per lei il compositore catalano Alberto García de Mestres. E appunto quest'opera, ripeto il titolo, è Juana Sin Cielo ed è a Granada. Ha il ruolo che lei appunto interpreta è quello di Juana la Loca. Ricordo le date, 15-16 novembre 2019 all'Auditorio Manuel de Falla a Granada, World Premiere. Ma scopriamo meglio chi è questa star, per ancora chi non la conoscesse. Maria Cazzarava, pensate che è nata a Città del Messico nel 1984 da padre georgiano e madre messicana. Entrambi i genitori sono violinisti professionisti e insegnarono a Maria a suonare il violino all'età di soli 3 anni. Successivamente imparò a suonare anche il pianoforte. Il soprano, pensate che parla 5 lingue, spagnolo, russo, francese, inglese e italiano. Tra qualche minuto ascolteremo anche la sua voce. Ma volevo ancora dirvi qualcosa in più prima di farvi ascoltare la sua splendida e meravigliosa voce. Pensate che ha vinto il suo primo premio operistico appunto a 18 anni, arrivando al primo posto nelle competizioni più importanti del Messico, ricevendo il premio Maritza Aleman e il premio Carlo Morelli. Ha debuttato al Palazzo delle Belle Arti di Città del Messico nel 2006 al fianco di altisonanti nomi quali Anna Netrebko e Rolando Villazón. Di questo soprano messicano di origine georgiani si riconoscono le sue doti vocali notevoli. Spaziano dai toni gravi, drammatici e profondi agli acuti brillanti e coloriti. Ingredienti quale presenza dominante sul palco, una presenza scenica che vi posso assicurare è spettacolare, doti nella recitazione notevoli la rendono un vero animale da palcoscenico, apprezzata in tutto il mondo. Pensate che ha condiviso il palco con il tenore pop lirico Andrea Bocelli, che ha portato il soprano messicano georgiano a Mumbai in India con Zubin Mehta sul palco, di fronte a 80.000 persone in un concerto che ha celebrato l'80° anniversario appunto del direttore indiano Zubin Mehta. Successivamente c'è stato una tournée ed sono andati appunto a Abu Dhabi, Manila, Tokyo e Seoul con un successo strepitoso a livello di persone, veramente non solo a livello di pubblico ma anche di critica è stato un successo veramente notevole. E adesso, prima di procedere nel racconto di questa star che veramente è degna di attenzione notevole, vi faccio ascoltare la sua voce meravigliosa.
E da una registrazione effettuata proprio al Gran Teatro del Liceo di Barcellona, ci ascoltiamo la canzone del Salice tratta dall'Otello di Verdi, con la splendida voce di lei, il soprano Maria Cazzarava. Come avete potuto sentire, splendida la voce di Aleandra Maria Cazzarava. Pensate che nel 2009 ha cantato con il notissimo tenore Placido Domingo, che l'anno precedente l'aveva diretta nel concorso internazionale Operaglia. Quindi è stata moltissimo al fianco anche successivamente con il grandissimo tenore e direttore d'orchestra per l'appunto Placido Domingo. Maria Leandra Cazzarava è anche reduce da grandissimi successi che l'hanno vista veramente una grandissima interprete e partiamo dall'ultimo successo che è quello della Wow Man che l'ha vista appunto protagonista, pensate, in uno spettacolo di oltre 50 minuti. Praticamente si tratta di un monologo. Da notevoli tratti drammatici e è riuscita a mantenere la massima attenzione del pubblico. Non è così facile 50 minuti mantenere l'attenzione del pubblico essendo sola sul palco. E la scenografia curata da Paolo Giannicei e la sua regia hanno suscitato in Maria delle grandissime emozioni durante ovviamente quest'opera e ha già cantato appunto la Woman più volte riscuotendo un successo notevole. La produzione, ricordo, della Wow Man è firmata da Denu Opera. Come vi dicevo prima, Maria Cazzarava ha cantato più volte con Placido Domingo ed è stato anche un bellissimo concerto quello che ha tenuto in un Requiem di Verdi da lui diretto. Per lei è sempre una gioia cantare da
con questo artista di Caro, ed è un, per lei Placido Domingo rappresenta un esempio, una guida e una fonte di ispirazione sia come artista che come persona. Ma ritorniamo ai successi che ha ottenuto da pochissimo Maria Cazzarava, perché è stata anche protagonista nell'estate scorsa al Tiroler Festspiel a Örl in Aida. È stata un'Aida veramente strepitosa, e poi ha debuttato al Teatro Regio di Parma nel ruolo di Lucrezia Contarini nell'opera I Due Foscari. Ambedue le opere, sia Aida che I Due Foscari, sono di Giuseppe Verdi. Il suo repertorio spazia veramente da Puccini a Verdi a Leoncavallo, si occupa non solo di opera lirica, ma è anche molto attiva a livello concertistico. È stata appunto nei teatri, ripeto, più importanti di tutto il mondo, dalla Konzerthaus di Berlino alla Kungliga Operan di Stoccolma, al Palau des Arts di Valencia, Teatro Regio di Parma, come vi ho detto poco fa. È stata anche in alla Sinfonica delle Baleari di Maiorca, alla Fundación Verónica Villarroel di Santiago, al Wigmore Hall di Londra, al Gran Teatro di Brescia, Teatro di Donizetti, Massimo di Palermo, il Palazzo delle Belle Arti di Mexico City. Praticamente è stata ovunque, anche al Dua Arena di Abu Dhabi, al Teatro Liceo di Barcellona, che forse vi ho già anche citato, e assolutamente non si è lasciata perdere anche il, diciamo, il NHK Hall di Tokyo, alla Florida Grand Opera. Insomma, ha girato veramente tutto il mondo, è un artista in carriera con un'agenda veramente fitta di impegni, e prossimamente sarà a dicembre Nedda, nel ruolo di Nedda nei Pagliacci di Ruggero Leoncavallo all'Opera di Ovedo al Teatro Campo Amor. Ma ora, prima di procedere ancora con qualche notizia di questa grandissima artista, vi voglio far ascoltare ancora la sua voce. E dalle Terme di Caracalla ci ascoltiamo Signora Ascolta, tratto dalla Turandot di Giacomo Puccini. Thank you.
Avete sentito gli applausi? Una registrazione proprio autentica dalle Terme di Caracalla. Avete sentito gli applausi? Maria Cazzarava colleziona applausi veramente ovunque va, in qualsiasi parte del mondo si esibisce. Pubblico e critica sono sempre al suo fianco e a suo favore. Vi ricordo che ha vinto anche tantissimi premi e riconoscimenti. Pensate che si è distinta a livello internazionale quando ha vinto il primo premio e il premio Zarzuela nella competizione mondiale operaia di Placido Domingo nel 2008. È stata insignita anche di altri premi importanti che includono il premio Carlo Bergonzi nella competizione internazionale Francisco Vignas, l'Oscar della lirica all'Arena di Verona nel 2010 e ha ricevuto anche il premio come miglior cantante femminile nei Miami Life Awards del 2014. Che dire, penso di avervi presentato una delle stelle veramente internazionali e che possiate essere veramente soddisfatti di, per chi non la conoscesse, di aver conosciuto una donna così, un'artista così brava e anche una splendida donna sia a livello diciamo fisico ma anche dal punto di vista umano. Perché è una persona veramente meravigliosa. Quindi vi ricordo per tutti coloro che potessero o che si trovano a Granada, mi raccomando, il 15 e 16 novembre l'opera Juana Sincero e Maria Cazzarava nel ruolo di Juana la Loca all'Auditorio Manuel de Falla a Granada in World Premiere. Un saluto e alla prossima.